Allora, dopo la visita al faro di Blavand, forse l'ho detto giusto, adesso stiamo raggiungendo l'isolotto di Mando, che è raggiungibile due volte al giorno. Stai zitto! Ma sentito, è raggiungibile solo due volte al giorno a causa delle maree. È un isolotto totalmente nature, perché mi sembra che c'è un agglomeratino di 3-4 case, poi sono paludi, uccelli. Qui ormai è autunno, iniziano a intravedere i sintomi della stagione che arriva. Mi viene da pensare anche che la parte qua ovest, che è soggetta ai venti che arrivano, venti atlantici, chiamiamoli così, qua praticamente l'autunno arriva in anticipo. Ecco, un'altra cosa da sottolineare per far capire come sono avanti qua: se tu per caso ti addormenti e stai invadendo l'altra corsia, questo è quello che succede. Vedere praticamente c'è una striscia larga una trentina di centimetri su questa carreggiata e una trentina di centimetri sull'altra carreggiata, non so se si riesce a vedere, e quando tu ci vai su, che è molto più intelligente, perché comunque, ma chi è che non ci arriva? Cos'è più pericoloso? Andare fuori strada a destra, che non ci sono altre macchine, ma magari ci sono i campi, o invadere l'altra corsia e fare un frontale con un'altra macchina? È assurdo che non ci si arrivi, no? Piuttosto mettile al centro, ma no, e non sul lato destro, per dire. Qua invece l'hanno messa sia sul lato destro che sulla parte centrale della carreggiata. Ok, siamo arrivati a Ribe, che è la cittadina prossima all'isolotto di Mando. Ho lasciato Ribe per venire a cercare di fare riprese con il tramonto vicino al mare, anche se non so se riesco ad avvicinarmi abbastanza, Brutta buona giornata a tutti amici del pianeta. Allora, sono qua a Ribe e il tempo è veramente pessimo. Adesso piovigina, ma ha piovuto tutta la mattina e quindi ho dormito un po' di più. Adesso vado a vedere se si può comunque passare su all'isola di Mando. Qua guardate che bel parcheggio ieri, no, che ho trovato 48 ore per tutti gratis. Infatti tanti camper ne hanno approfittato, ma poi un'altra cosa, sono stupidate, però secondo me sono cose che ti fanno capire quanto una società sia, tra virgolette, civilizzata o no. Dici, qua c'è la colonnina, questa torrettina qui. Speriamo adesso che non sia occupato. Voilà, entri. Pulito, odore più che decente rispetto ai cessi italiani, considerato che qua sì, vabbè, ci sarà qualcuno che ogni tanto viene a fare le pulizie, ovviamente, però la gente rispetta. Io sono venuto qua 3 volte da ieri sera e è sempre stato occupato. Però non ho mai trovato sporco, pisciate in giro, tutto pulito, è bello bello largo, eh! E di fianco qua c'è quello per i disabili, per i diversamente abili. Boh! Queste cose qua in Italia, qui è un parcheggio, ma comunque li ho visti in un sacco di posti, eh!
quest'isolotto, oltre a Fano che l'abbiamo detto saltata, e Romo che è la prossima nostra visita dopo l'isolotto, appartengono al parco naturale area protetta del mare di Wadden, che si spinge fondamentalmente quasi fino al confine con la Germania. Stiamo quasi raggiungendo il punto in cui abbandoniamo la cosiddetta terraferma. Bisogna solo sperare che le tabelle che la signora ha guardato fossero giuste. Poi se arrivi un po' più piano, testa d'anguilla. Si è aperto il frigo dietro, non l'ho chiuso bene. Adesso sono tutti qua ad aspettare il momento fatidico. Vai, andiamo alla scoperta dell'isolotto. Allora, c'è solo questo tratto che sto percorrendo adesso, che è ghiaia grossa, quindi un po' sprofondi, ma con un quattro ruote, con un piccolo fuoristrada, magari, ecco, non vale la pena venire qua con una 500, tanto per farci capire. Facevo più piccola, perché comunque è un bel po' che ci sono dentro. Adesso dovrebbe esserci anche la vista sul mare con le dune. Vediamo se ci azzecco. Che si trovano, questa qua dice dove mando. Noi eravamo a Ribe, dopodiché torniamo indietro e andiamo a Romo. Qui c'è la mappa di Mando. Ah, qua c'è un mulino a vento, vero? Quindi bisogna andare avanti, non è mica finita qui. Qua c'è pure anche un bel cartello che ti fa capire cosa succede se non rispetti le maree. Qua dovrebbe esserci il centro abitato di Mando. Un po' di tempo per stare qua ce l'abbiamo prima che la marea risalga. Mulino. Sono indeciso, non so se aspettare un po' e vedere se smette di piovere per far alzare il drone. Uccellini. Ciao, ciao a tutti belli. Eccoci qua, passato il dosso. Ricomincia lo sterrato. Di turisti ce li aveva su, ecco, io volevo fare le riprese.
prese da qua che non mi dispiaceva. Ok, mi sono fermato perché ne ho beccato uno di tipo airone fenicottero. Non ho mai fatto volare il drone con un'ansia del genere, neanche quando poi l'ho perso negli altri anni. Perché? Perché ha smesso di piovere, visto che però continua a venire giù qualche goccia e tutto, quindi me la sono rischiata, perché se iniziava a piovere, ora che tornava, ciao. Vabbè, dai, è andato tutto bene, adesso sto tornando sulla terraferma. Cioè, robe da non credere. Avrò incontrato 10 italiani in tutto il viaggio. Qua, in questo posto sperduto, non prima di arrivare, dentro, proprio dove avete visto le riprese. Ho beccato prima una coppia di pensionati italiani di Ravenna, ci siamo messi a chiacchierare un po', e poi adesso tornando un tipo in motorino ha visto la targa italiana, si è fermato, vale la pena, di qua di là, un pugliese simpatico, e mi ha detto che lui arriva dalla Norvegia, questo qua è l'ultimo giorno, arriva dalla Norvegia, gli ho detto dovevo andare anch'io in Norvegia, solo che è la stufa, e mi fa guarda hai fatto bene perché su faceva freddo. Vabbè, dai, quindi saggia decisione di rimanere in Danimarca, e diciamo che abbiamo fatto le prove ufficiali. Adesso torno a Ribe, perché a parte che è la città più antica della Danimarca, che è stato oltretutto nei secoli scorsi è stato anche un importante porto d'Europa, potrebbe valere la pena, oltre al fatto che andiamo a visitare la città più vecchia della Danimarca, dai, insomma, ci sta. In queste zone
paludose, probabilmente il terreno è fertilissimo, perché tutte le pecore, migliaia di pecore qua, su questa parte qua, tutte stavano mangiando, cioè non ce n'era una che camminava, una che si spostava, una, tutte giù a mangiare proprio di gusto, ma veramente è incredibile, non ce n'era una con la testa su, mangiavano, e probabilmente perché qua la roba è buona. Cattedrale stile romanico. Questa che abbiamo davanti è la trattoria Veistue 1704, si parla di ben più di 300 anni fa, gli interni sono stati mantenuti il più possibile simile all'originale, adesso entriamo. I have the permesso. Ok, sorry. Siamo stati subito ripresi. E qua è dove fanno la colazione. Perfetto, dai. Aia. Grazie ancora, thanks a lot. Ok, adesso ho trovato un negozio di giocattoli, magari trovo il troll per il nipotino. Andiamo a vedere se trovo un trolltino per il nipotino. Devo fare in fretta perché ho messo il camper in un posto veramente osceno. Ecco qua, Leghe Kaeden. Entriamo. Niente, tentativo fallito. Oggi il tempo è un po' più clemente, non piove da stamattina che non piove, ne approfittiamo e ci facciamo sto girettino a Ribe. Thank you.
solo qua ho riscontrato un po' di inesattezze circa le porte, i muri che sono un po'... non sono proprio in perpendicolare rispetto alla strada. È bellissimo perché hanno mantenuto proprio l'aspetto di 3 secoli fa. Non so se la GoPro riesce a dare l'idea. Questo muro è tutto un po' tutto stortignacolo. Oh, ho trovato il negozio che fa per me. È un po' datato come rimedio ortopedico, però mi sa che tra un po'... Stavo pensando, a proposito di gambe, che sport, sì vabbè, ho fatto mountain bike, no, ho fatto un tiro a un canestro, cosa che invece di solito mi capitava durante i miei viaggi. Non ho usato il frisbee, avrei potuto usarlo a Copenaghen, che avevo trovato quel parco dove c'erano proprio le postazioni di lancio, dove c'erano delle persone che si stavano allenando. E poi c'era un'altra cosa che volevo utilizzare, ma boh, chissà, magari in Germania. Ciao Ribecca.